Ciao ragazzi, siamo in diretta ufficiale. Sembra il diavolo veste Prada. Comunque, posso fare un po' a Prada. Ok, va bene. Oh, là. Dai, stringi, che qua si parte. Allora, sì, ma se non vedi i messaggi, la Fenice è online. Tranquilla, Fenice. No, ma poi lo mettiamo qua. Lo mettiamo qua, non ti preoccupare. No, perché arriva la volume lo puoi abbassare totalmente quando vai in live. Sì, lo puoi abbassare totalmente. Allora, ragazzi. Che burlello. Ragazzi, un respiro tutti quanti, perché dobbiamo per forza iniziare. No, che c'è odore di merda. Dobbiamo per forza iniziare, quindi. Iniziamo. Siamo pronti? Sono prontissima, adesso sblocco il telefono. Allora, dimmi. Vai. Signori e signore, buonasera. Sta per iniziare Civico Cult, per la prima volta in anteprima mondiale, in diretta. La trasmissione è presentata da quelle tre teste di bigolo di Valentino, Lorenzo e Chloe. Civico 15 e PC Radio Cult presentano Civico Cult. Buon ascolto! Abbiamo anche pubblico dal vivo! Vacca boia! Siamo pagati! Perfetto, vai. Sto sudando, sto sudando. Due secondi di trasmissione li abbiamo fatti. È andata. Andiamo a casa. I bicchieri di plastica. Ah no, sono già a casa. Ma guarda, ma fa molto così. Poco eco. Abbiamo distribuito le birre. Sì, abbiamo distribuito. C'è un sacco di gente online, dai. Sono tutti quelli che sono qua. Perché vogliono vedere il bello della diretta, no? Io commento. Adesso mi metto online anch'io dall'altro profilo. Che facciamo un numero, ragazzi. Facciamo un numero. Guarda, bellissimo il Geppettino che quello il sindaco del mio paese, questo il Geppettino. Non è nuovo. Geppettino. Pego un altro. Io c'ero. And 8 other. Ci abbiamo dentro anche un ghiacciolino. Vai. Proprio da americani. Americani. Faremo già quello che viene dopo perché so che la settimana un saluto e facciamo la sigla di steccampo. Gianni Drudi, chiama Gianni Drudi. Non è vero? Abbiamo spoilerato. Perfetto. Perché siamo in diretta. Siamo in diretta Instagram. Ma tanto abbiamo già detto robe in diretta. No, io gli ho detto in diretta. Sai perché continuo a dire? Perché l'ho detto in diretta per sbaglio e quindi ho detto cioè, poi ti faccio vedere. Ma io voglio sentirla questa musica. La sentiamo? Poco. Ragazzi, fra poco arriva l'ospite, il primo ospite della serata. Eccola, va male. Ok, il cavetto. Va bene, la sentiamo a scatti. Ma sì, raga, facciamo un po' così intanto. Si chiama Remix. Cos'è? È bello fare come la silent disco, che tutti quanti con le cuffiette ascoltano online. Ma tu sei un genio, dobbiamo farlo questo progetto. Figa! Non ce lo fate, mi raccomando. La silent radio. Chissà, dobbiamo fare la silent disco. Ciao Berga 94. Chi è Berga 94? È qualcuno di voi? Ah no, ciao Berga 94. Ah, è un altro. Ciao Paola. No, pensavo fosse entra Lorenzo, No. No, dico che lui di solito è. Berga. Ci siamo quasi, Ma questa qui perché è la tribale. Beh, alla fine vecchio, pensaci un attimo, è puntata di Civico Cult, quindi non è Civico 15, tienimi sotto la base perché sennò non mi cosa? Ci becco. Questa? Sì, bravo.
No, era... Ah, bravo, sì, questa, sì, era sinistra, c'era ragione, scusa, errore mio. Vabbè. Ma per una puntata così speciale non potevamo avere Gianni Drudi come primo pezzo insieme a Max Fogli e Alan DJ. E allora sentiamo anche l'applauso del pubblico, l'applauso dal vivo per la prima volta. Per la prima volta, vedi anche le trombette, la Fenice ha portato. Attenzione, allora, è una puntatona piena. Guarda, stanno facendo salutare anche live su Instagram tutto il pubblico presente qui nella mansandra della Clo. Buonasera. Che è lo studio ufficiale di Radio Civico 15. Abbiamo radunato la crema del PEP qua, esatto, quasi al PEP, esatto, tra l'altro. Esatto. Puoi vedere da questa mansarda Venere là davanti a noi, non ci ferma più nessuno. Abbiamo messo, guarda, quelli che scassinano le macchine, quelli che rubano gli appartamenti. Esatto. Vabbè. Allora, intanto ci senti anche Albertino! Allora, è anche puntatona, vabbè, anche la Pina! Facciamoli tutti, allora, Paola De Palmas e Luca! Beh, loro non li possiamo dire ancora, un attimo, la Fenicia, la signoria, buonasera! Esautorata oggi dal suo ruolo, quindi è incazzata come una biscia. Tra un po' esce le lame. Ha portato, la trombetta, infatti, per disturbare. Sì, ma dopo deve ordinare le pizze, dopo quindi preparati, in diretta. Noi abbiamo qui con noi la Clo, presidentissima, insieme alla Martina Vitelli e Ottavia Marenghi, che non c'è, vabbè, non c'è Ottavia Marenghi perché è mamma, giusto? È giusto. Non c'è perché è mamma. È corretto. Lancia le ciabatte, quindi. Giusto, sì. No, vabbè, così. E cos'è successo? Ah, ah, esatto, non c'è, non è potuta venire, quindi abbiamo qui Piacenza, siamo negli studi di Piacenza Radio Cult insieme, Civico 15, ci sono venuto fin dalla Spagna per fare questa puntata, ragazzi. Ma chi te l'ha chiesto? Ma chi te l'ha fatto fare? Esattamente. Allora, fra poco abbiamo in collegamento Gianni Drudi, ma adesso facciamo partire la sigla perché Ste Campas doveva essere qui. Bastardo, non sei venuto? Bastardo. Tieniti la sigla. Quindi, se non hai le cuffie non vai a tempo. Ma io la sento. Ah, la senti dentro come ballerina. Sì. Benissimo, il nostro rapporto con Ste Campas finisce stasera, non siamo più amici, grazie, ci hai fatto tutte le basi, tutta la sigla, ci hai fatto anche il numero di telefono che tra l'altro solo per stasera è sbagliato. Scoprirete perché, perché non ha portato il telefono, ragazzi, ma come cazzo si fa? Non me l'ha detto nessuno. Ho detto, oh, facciamo mandare in diretta i numeri di telefono, i messaggi vocali, daremo un altro numero. Numero, intanto della diamo il numero. No, il numero della Fenice, non rompete le balle. Ma poi ce l'hanno tutti, attenzione ragazzi. Ragazzi, io farei una cosa, mi metterei in collegamento con Gianni Drudi. Ci siamo? Sì. Ragazzi, attenzione, lo chiamiamo. Ragazzi, c'è una tensione. È tutto vero? È lui. È un sogno che sia vero. Stiamo. Io sto sudando. Gianni? Sì. Gianni Drudi! Non so se ci senti. Ci senti? Sì, dimmi di sì. Faccio io, dimmi Gianni che ci senti. Dimmi che ci senti. Gianni, pronto? Ti prego. Non ci sente. Aspetta, Gianni, proviamo a risolverla. Aspetta un attimo. Ma come mai io prima ti sentivo? Oh, ciao, non ragazzi, sei, faccio io Gianni Drudi. Aspetta. No, intanto che arriva Gianni Drudi, aspetta, mettiamo giù un attimo. Mettiamo giù ma un attimo. Ma poverino, abbiamo riattaccato Gianni Drudi. Allora, io nel frattempo intrattengo. Intanto, allora, la questione è: allora, questa se vuoi lo chiamiamo io da qua. Da ma questo è il bello della diretta, e, ragazzi. E Gianni Drudi, però, allora io intrattengo quello. Non lo sente nessuno. Allora, come facciamo? No, lo mettiamo vicino al microfono. Sì, lo facciamo così. Sente lui. Viva voce. Lo mettiamo in viva voce. Ascolta, intanto che ti attivi, io cerco di trattenere con la Clo, vieni vicino, sì, del microfono. Dimmi tutto. Raccontami un po' della tua vita. Intanto, allora, non ti chiedo l'età perché non si chiede l'età a una signora. Ci sta chiamando lui, ci sta chiamando lui. Vedi che vuole non parlare. Attenzione. Niente, no, Lorenzo, insomma. Pronto, Gianni? Hai alzato il volume? No, aspetta, devo mettere in viva voce. Un ecco, secondo. Ecco, ci siamo, Gianni. Gianni? Sì, vi sento. Civico 15, Gianni Drudi, abbiamo fatto sentire il canto tribale, grande pezzo di... uscito oggi tra l'altro, nell'occasione di canto tribale.
Grande, con la chitarra live. Grandissimo. Dai, sei come sale, sei una magia, non andare via. Grandissimo. Sei un mito. Allora, allora scusa Gianni. Allora ragazzi, come state? Tutto ok? Vi è piaciuta la canzone? Bellissima. Bellissima. Allora, bellissima. È proprio, ma posso dire che è reggaeton o è o che genere è? Perché io devo riconoscere. E dimmi? Beh, è un reggaeton dance, dai. È un reggaeton dance. Bene, 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 bene. È un reggaeton dance, fantastico. Ma un po' di latino, un po' di dance dentro ci sono, dai. C'è Alan DJ insieme a Max Foy, esatto, il rapper. Esatto, l'abbiamo detto. Infatti potete andare a vedere anche il video, bellissimo video, girato dove? Allora, eravamo a Lido degli Estensi, a Lido, sì, nei Lidi di Ferrara, a Lido di Comacchio, là in quella zona. Esatto, bellissimo. E il video lo potete vedere su YouTube e la canzone la potete ascoltare su YouTube, Spotify, tutte le piattaforme. È uscito oggi, quindi 26 maggio, in occasione anche, cioè in concomitanza con Civico Cult. È tutto un cult. È tutto un cult. Noi perché abbiamo chiamato Gianni Drudi? Perché faremo anche una puntata intervista con Gianni Drudi, quindi sarà tutta una puntata dedicata. Questo è solo un assaggio, poi dopo, esatto, faremo di più. Esatto. Esatto. Esattamente, ragazzi. Allora, scusa, se toccai la chitarra, Gianni, il tuo pezzo, cioè proprio quello. Nella sabbia che scorcia. Sì! Ho preso una cotta. Grandissimo. Sotto il sole che abbruccia. Unplug it! Ho incontrato una gonca. Ehi, ci stai, fichi fichi con me. Facciamo fichi fichi insieme. Ci stai, fichi fichi con me. Facciamo fichi fichi insieme. Io e te. Grazie Gianni. Poesia. Poesia Gianni. Allora noi, se c'hai qualcosa da dirci, nel senso, dove sei nel prossimo concerto, Gianni? Dove sei? Ma domani sono in una festa privata, però a vicino Verona. Verona, sì. A Verona. Attenzione. Perfetto. Allora, sì. Però festa privata. Il prossimo invece concerto ufficiale, cioè non privato, dove ti si può venire? Diciamo. Sì, no, a giugno riprendiamo con le serate ufficiali. Abbiamo un 11 di giugno che promuoviamo il pezzo insieme a Max Fogli, siamo in quel di Ferrara. Benissimo. Poi abbiamo il concerto 17 di giugno insieme a mio amico Alberto Camerini, 80 e 90, a Montebelluna. Rock and Roll Robot! Esatto, mamma mia, fantastico. C'è una reunion fantastica. Dopo il 23 invece vengo, non so, vado in Brianza, vicino Milano, in Brianza, Monza, Brianza. Bene. Mentre il 24 sono in Costa Azzurra, Nice, Saint-Jean-le-Pen, Saint-Raphaël, dove? E allora lì vi canto la canzone in francese. Vai. Et tu veux faire fiki fiki avec moi? Faisons fiki fiki ensemble. Aspetta, no, fiki fiki ensemble non l'avevo mai sentita di giorno. Internazionale. Ma grande Gianni. Allora aspetta, però noi rimandiamo alla prossima puntata dopo Civico Cult. Sarai con noi in una puntata, quindi ci divertiremo un sacco insieme. Quindi stasera c'è Civico. E dopo la serata magica, ragazzi, sarà praticamente, sai, la Notte Rosa quest'anno, sì, è ritornata a luglio tra Rimini, Riccione, Cattolica, insomma tutte le località della Romagna. Notte Rosa, io sarò in quel di Rivabella di Rimini l'8 di luglio, quindi se venite in vacanza, venite a vedere la Notte Rosa. Avrò tutta la band insieme alle brasiliane, le Chiquitas do Brasil, a esserci per ti ho visto nelle foto di Instagram con le Chiquitas do Brasil e sarei molto curioso. Peccato che io vivo sui Pirenei, ma manderò tutti gli altri in avanscoperta. Scoperta. Tra l'altro, vai. Scusa, una domanda intelligente: per caso nei tuoi concerti ci sono belle donne? Chiedo, perché se no non posso venire. Se ci sono belle donne io vengo.
Ma dipende, sì, tutti i gusti, abbiamo per tutti i gusti. Allora, scusa un attimo. Come ti piace? È inclusivo. Rotonda, secca, magra. Bella mediterranea, bella mediterranea, mi piace. Bella mediterranea, sì. Come quella della... del video. Esatto, esatto. Ah, ecco. Esattamente. Allora, no, io volevo dire un'altra. Vabbè, ma ce l'hai un tiramisù la banana nel col bacio al volo? Non... Così al brucio. Ce l'hai? Ce l'ha. Ragazzi, ce l'ha. Fammi un baccano da macio. Tiramisù la banana col bacio. Che poi ti bacio, che poi ti bacio. Lui maccheroni ci vuole del cazzo, tira su la banana col bacio, quattro leccate, poi tutto va giù, va giù. Grandissimo! Salutiamo. Allora ti salutiamo e rimandiamo alla prossima puntata con te. Poi ci prepareremo, ci sentiremo, faremo un puntatone. Grazie. Sei Gianni. D'accordo? Alla grandissima, ragazzi, un bacione a tutti. Grazie, no, bacione, grazie mille Gianni. Ciao, ciao. Grazie. Allora, bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Sono cose inaspettate, ma bellissimo. Sono dei regali che ci hanno fatto Civico 15. Cioè, poi, finisce qui. Sono sudata nelle mutande. Esatto, e Gianni è contento di questa cosa, lasciatelo certo, dire. Certo, perché... certo. Oh, ringraziamo. Allora, facciamo un applauso a Manuello. Manuello, grazie. Che, grande Manuello. È stato provvidenziale. Dobbiamo... Mamma dobbiamo mia, tutti che farti... tecnico, saluta al microfono, aspetta, Manuello, dici qualcosa, da dove vieni, così. Cosa fai? Bisogna dire così, che tutti dobbiamo fargli delle pompe. Vabbè, così, sì. Ma guarda, Manuello, sì, è così. Se ti va bene ti offro una birra comunque, nel senso, se... Però, vabbè, io ce l'ho qua, dai. Accetto entrambe. Allora, Manuello è il speaker troppo clima tecnico... di Gianni Drudi. Manuello è speaker tecnico, tutto a fare, perché io l'ho conosciuto oggi e ti giuro, se lavorassi ancora nel mondo dell'arte ti gli faresti chiamerei... una pompa. Esatto, gli facciamo tutti delle grandi pompe. Esattamente. Contatto di cappella? No, non volevo dire, no. Allora, ragazzi, una cosa. Comunque qua abbiamo Alberto che ogni tanto iniziato tutto interviene. Benissimo, poi è un ex speaker di PC Radio Cult. Ex? Sì, ex speaker. Sì, dai, dai, vai. Sei un speaker. Se parliamo... L'unica voce maschile ai tempi. Adesso abbiamo Manuello, che però fa tutto. Gli hai passato il testimone, così. Sì. Chissà che forma ha il testimone. Allora, ragazzi, siccome dobbiamo andare avanti con la puntata, una cosa volevo fare, lanciare prima di tutto il numero sbagliato, perché Steccampas... Che non è più nostro amico. Esatto, che è più nostro amico, ci ha fatto la sigla, che sarebbe questo il numero... sbagliato. E quindi a chi scriviamo? 3516 900279. Perfetto, dimenticatelo. Esatto, prendetelo e buttatelo, perché stasera questo numero non è possibile. Ma chi è che riceve al posto nostro? Scusate, sarebbe interessante capire a chi stiamo scrivendo. Esatto. No, non è che stiamo scrivendo, sono loro che dovrebbero scriverci al 3516 900279. Ma stasera non c'è. E quindi Lorenzo, c'è il 338 3497 602. Però se vuoi, come dobbiamo spacchettarlo, ripetilo, ripescandiscilo. Ripetilo. 338 3497 602. Perfetto, okay. Perfetto. Quindi scriveteci bene. Messaggi se siamo, dato che siamo live, possiamo siamo riceverli. Siamo in diretta di così. E quindi aspetta, ne è già arrivato uno. Lo leggo adesso. Fate schifo il cazzo. Benissimo. Bellissimo. Non avevamo dubbi, lo grazie sapevamo a Medeo. Già, grazie a Medeo. Lorenzo, il fiato a Medeo. Abbiamo un ravattone stasera. È pronto il ravattone. È carico a manetta. Quelli cioè... che non ascoltano sempre tutte le puntate di Radio Civico 15 sbagliato, non l'altro. Sapranno che noi abbiamo Giulio Ravatti in collegamento da un evento qualsiasi. Stasera vediamo dov'è. Bene, grazie Lorenzo, grazie Valentino. Il clima è caldissimo qui a Bellano, in provincia di Copenaghen, perché tra pochi minuti inizieranno i campionati mondiali di lancio della ciabatta categoria Master. Ovviamente per il Civico 15 e per il PEP ci sarà la nostra signora Bolgu. Grande Bolgu. L'unica rappresentante italiana, sappiamo che è appena uscita dal carcere, e dovrà lottare contro le temibili brasiliane specialiste nel lancio della Vanas.
Ma non solo, ci saranno anche le temibilissime olandesi con i loro temibili zoccoli, ma anche a zoccole sono messe bene. Per il lancio, diciamo, ad effetto, quindi più una categoria, diciamo, che punta sulla qualità e non sulla quantità. Esatto. Ma non solo, anche le temibili spagnole con le espadrillas. E non potevano mancare. La signora Volbum, molto abile nella sciabattata ad effetto, perché è stata madre, quindi sappiamo che lei madre. È molto brava nell'abilità di riuscire a lanciare la ciabatta con l'effetto tra una stanza e l'altra e riesce sempre comunque a prenderti sul coppino, quindi abbiamo un talentone pronto per la gara, quindi adesso vi ripasso la linea, ci sentiremo tra poco per il secondo collegamento a voi studio. Grazie Ravattone, no, non posso accettare le patatine, ho smesso, grazie mille. Soprattutto la patata, se ti piace a parlare. Deve fare un intro di una canzone. Oh Albertino, stavi per sputtanarti la tua canzone. Stavo per presentare il fratello di Linus, è arrivato qua per sputtanarsi la canzone. Esattamente, allora Albertino Marvisi, oggi siccome eravamo in carenza di pezzi, perché dicevo io sono venuto dalla Spagna, non ho portato dietro i pezzi. Ma non dir tutto, di che hai sì, ma scusami, vale sul... cioè, no, scusa. Ma non si dice questo dai, no, allora avevamo un sacco di pezzi da passare e poi abbiamo scelto li abbiamo scartati tutti e no, è perché io non sapevo che lui aveva una band, Albertino, certo. Allora, non sapevo che aveva una sta band, sta per uscire col nuovo disco, dai, perfetto, che si chiama Tra la la con si con sa, era quello lì, no? Non avete ancora deciso? Ti consiglio Ernia. Mi piace Ernia, se il ti disco muovi. È bello. Bellissimo. È molto bello. Dopo questa, ragazzi, appoggio le cuffie. Vi aspetta, saluto e vi ringrazio. Qua che ce l'ho. No, no, non ce l'avevo. Ce l'avevo così. Avanti il prossimo. Me lo mando io stavolta. No, scusa, dammi quello che preferisco di più. Che sai che facciamo la carrellata. Signori. Sì. Capolavoro. Lato. E poi parte questo. E c'è un po' di Gianni Drudi comunque. Simpatia. Sì, sì. Sì, sì, e c'è anche un po' di Lissia. Simpatia. Simpatia. Zan, zan. Vai, parte la canzone. Allora, de Albertino, del gruppo di Albertino, dove lui fa il batterista. Collega! Grandissimo! Grandissimo. Senti, senti che groove, senti come. Guarda, non dal Merluzzetto. Ma questo c'è un odore di anni 90 rock and roll, hard rock. Più o meno ci siamo. Boh, fuochi fatui, dai, con cattivi pensieri. Non so dove sia l'intro, ma in questo momento cerco di beccarlo. Se non lo becco, amen. Non lo beccherai mai perché è lunghissimo. È lunghissimo. È lunghissimo. Se arrivano dei messaggi interessanti, piglia il microfono e dicelo, perché io non guardo più niente. Tipo quello della Antina. Antina, ti ho vista! A casa non c'è. In casa arriva, no. Guarda che c'è una finestra. Allora chi è che chiama la pizza in diretta e ordina le pizze? No,
raga, un attimo di attenzione, dovete dire gusto pizza. Ora facciamo misto, margherita, vegetariana, rosso. Ragazzi, torniamo in onda. Preparatevi, numero telefono della pizzeria. Quale pizzeria? Ale Franz. Sicuro? Sì, se no facciamo quello dopo. Intanto i fuochi fatui con cattivi pensieri. Ovviamente in un programma come questo, tra una canzone e l'altra, le discussioni sono profondissime. Sì, no? Esatto. Esatto, stiamo ragionando di filosofia, di fisica quantistica, ma in questo caso stiamo decidendo tra margherita e capricciosa, quindi sarebbe un po' avanti in questo momento, siamo amici e quindi ci stiamo influenzando a vicenda con la voce. Volevi dire la prima domanda che ti voglio fare è: tra una quattro stagioni o una capricciosa, intanto sai la differenza? Io no, le ho sempre confuse. Quattro stagioni no. No? No. Ah, quindi capricciosa. È vero, è difficile, Non so la differenza. Anche la disposizione a volte non è una cosa semplice, eh? C'è chi la fa divisa, c'è chi la mescola tutta, eh? Esatto, sì. E oppure poi la gli fa ingredienti. Su a, come si chiama? A portafoglio, no? A portafoglio. No, com'è? Non lo so. A borsello? Boh, qualcuno sa qualcosa ripieno. Di questo non è ripieno da portare via, esatto, giustamente. Guarda, fammi partire un avanti il prossimo. Aspetta, perché non collette uno io? Avanti il prossimo. Esattamente. Questo ce lo teniamo buono per la fine della telefonata. Esatto, sì. Io lo vedo già. Quindi quando faremo la prenotazione gli chiediamo. Sì, esatto, gli chiediamo anche già il conto, perché ce lo potranno dire, ovviamente. Allora prepareremo la telefonata. Non so quale pizzeria. Mettetevi d'accordo su quale pizzeria volete. Sì, Ale dai, Franze, il Pizzicotto, Sacchio, sì, Erasmo. O professor. Peppino, o professor. La pizza in piazzetta esiste ancora? No. Ha chiuso. No, ma no. È obsoleto. Oh, ragazzi, però pizza, attenzione, sole, stiamo facendo tutti, troppa pubblicità e qui non ci paga nessuno, eh? Esatto. Cioè, esatto. Allora, no, ma io la faccio apposta perché voglio essere pagata. No, chiamiamo dopo. Abbiamo dominato la tua pizzeria in diretta. Potresti darci 10 euro, almeno mandarci una pizza gratis. 10 Vabbè. Euro? Sì. Ci accontentiamo di poco, dai, perché così. Ma c'è un momento sorpresona. C'è il momento sorpresona. Ma più di sorpresona di prima? C'è già stato il momento sorpresona, Lorenzo. Dopo. Stammi sul pezzo, no, per favore. Io ho la scaletta in bianco e nero e non la sto neanche guardando. Canta, avevo ragione io. Era il momento sorpresa, ma va bene. Facciamo finta di niente, altrimenti sciogliamo subito Civico Caldi in questo momento. Stiamo calmi, eh. Comunque, allora abbiamo fatto sentire prima il campionato di lancio della ciabatta Ravattone. Sì, sì, esatto. E io sono però lasciami dire una cosa, è un campionato serio, cioè non è che siamo qua noi a pelare le angurie, quindi sì. È un campionato serio fatto da dei talenti, da delle persone, quindi non possiamo stare lì qua a prendere per il culo. Quindi mi raccomando, abbiamo un grande inviato, se vogliamo dare la linea a un grande inviato, vediamo. Gliela diamo, perché è una donna, scusa. Tutte le lingue. Buonasera. A tutti voi, amici di Civico 15, grandissimo, secondi dall'inizio della prova della signora Bolgum contro le temibili brasiliane. Ricordiamo che la ciabattata artica implica grandissimo talento, tra l'altro, di riuscire a lanciare il più lontano possibile la ciabatta correndo fortissimo su una lastra di ghiaccio. Chiaramente la signora Bolgum, che è un grande talento, quest'anno si è fatta crescere i duroni sotto i talloni per poter avere più grip, mentre vediamo che le brasiliane abituate sì, a sicuramente fa schifo più questa cosa. Faranno molta più è orrenda. Fatica. Ecco, vediamo, si stanno preparando in questo momento le atlete brasiliane. Silenzio, 3, 2, 1... Ecco, pronte al primo lancio, attenzione, rincorsa, pessimo lancio, è caduta, pessimo lancio. L'atleta brasiliana ha tentato di correre sul ghiaccio, ma tutta coperta di blu curaçao, ha deciso di ribaltarsi di testa, picchiando anche il collo, facendosi anche male, tra l'altro, e facendo un lancio misero. E gridando, carajo! Sicuramente la signora Bolgum starà prendendo coraggio, vedendo che le atlete brasiliane non sono sicuramente in forma. La vediamo pronta al blocco di ghiaccio di partenza. Eh sì, ecco, sta avviando.
sta dando una controllatina, ha fatto controllare al guardaline, che non si capisce perché è solo nel calcio, ma c'è anche in questa manifestazione, sta facendo controllare i tacchetti di Duroni sotto il piede. Vediamo, è pronta, grandissima rincorsa, tiro meraviglioso, 78 metri di lancio in un secondo oltretutto. Ormai la semifinale secondo me è in cassaforte, anzi in questo caso possiamo dire che è nel ghiaccio, quindi ci risentiremo. Benissimo. Per la finale la bella signora Bolgun per ora ce l'ha fatta. A voi studio. È proprio è un bel campionato, devo dire, una bella è un signora bel Bolgun campionato. Allora Lorenzo, volevo farti sentire nel frattempo c'è arrivato un messaggio, sentiamolo perché vai, è l'unico messaggio che ci arriverà questa sera. Sì, attenzione. Buonasera amici di Civico Cult. Lei, ragazzi. Sono la Marisa. La conoscete? No, io non la conosco. E volevo salutarvi. Mi spiace non essere potuta venire a fare l'opinionista a questa puntata. Ma mi è successo un fatto l'altro giorno. Praticamente è venuto a pranzo il mio amico Gian Girolamo. Ah, bel nome. A fare quattro salti ma non in padella. E insomma che durante l'ultimo salto si è sfondato il tavolo del salotto. La miseria. E allora il medico mi ha detto che mi si è incrinata una costola e non posso ridere per qualche giorno. E la dentiera. E quindi, sapendo che stasera, se fossi venuta da voi, avrei riso un sacco, ho deciso di non poter partecipare. Grande assente la Marisa. Peccato. Mi dispiace tanto, vi saluta anche il mio amico Gian Girolamo. Che ci do, che ci do, che ci do, Gian Girolamo. Spero ci saranno altre occasioni. Ma sicuramente la Marisa. Ma ciao, sì. Marisa, ciao Marisa. Ma tu la conosci quello la io Marisa? La conosco molto bene perché anche la Pin, anche Emanuele, tutti quanti la conoscono perché, beh, anche la Pri in realtà, ma lei è una nostra ospite fissa di PC Radio Cam, una, diciamo, puntate un po' per quello sexy. Che la fuori di che ci do, che ci do, spaccano il tavolo la Marisa ci dà. Molto bene, allora, e noi qui sentiamo sotto un bel pezzo, i Triptamin, tra l'altro, con Driver, pezzo ci che piace. Passa sempre su Civico 15, anche passato qua. Anche oggi su era Civico l'occasione Cult. Era l'occasione, perché se non li passavamo oggi, quando li passavamo è il minimo. Va bene, Triptamin, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao. Triptamin, ci sentiamo dopo. Tra l'altro si era appena collegato il Peul. Sì, no, sì, grande Peul. Salutiamo. Abbiamo mandato la Marisa. Marisa. Ciao Marisa. Certo, non abbiamo dato per ascoltarmi. Sì, io sì. Allora ragazzi, adesso iniziamo a lanciare il vostro. Ah, Madonna santa. Allora, vai, vai. Sì, te la porto. Sì, no, no, c'è gente che aperta la porta. Ecco. Certo. Allora, se siamo a testa. È l'unica porta aperta che ho trovato. Adesso mi trovo. No, ma no, è piccolino. Stiamo facendo. Quando c'è la torre, sta bello. Sì, attento. Vai in retromarca. Allora, ho trovato il metro. Io volevo salutare Peul. Allora, ciao Peul. Ciao Nostalgie. Yeah. Che calor. Sì, è di sotto prima. Abbiamo spuntato una finestra per saltare aria. Sì, no, veramente. Se poi, se poi volete c'è un po' di cosa. Raga, comunque. Allora ti verrà da guardare lui quando parla. Vedo sì. Guarda Instagram. Tanto poi Lorenzo continua a girarsi e la voce la sei giù. Ciao Marcello. Facciamo tranci misti, mi sa che non facciamo la puntata, non facciamo la puntata, lo facciamo qua, lo organizziamo ora mentre lo... Ah, non ci colleghiamo a ordinarla? Mm.
Allora fammelo dopo di loro. Dopo di loro? Allora, è troppo tardi. Per quello. Facciamo il lancio prima della pizza, dai. Facciamo l'ordine della pizza, dopodiché lanciamo un corpo di piacere. Sicuro? Vai, Felicia. Se no lo facciamo dietro le quinte, come volete. Ma no, ma ci stava in realtà. Dai, decidiamo. Facciamo scegliere voi, diretta. Quanto manca? Allora, fai ancora... Sì, facciamo tutto. Niente, fate la pizza, ordinate la pizza, fa lo stesso. No, vai, due. Poi abbiamo due online, abbiamo... Poi quando arriva il tipo lo facciamo salire. Sarebbe bello. Non lo so. Però, se sale. Quando salire con delle cose. No, sì, beh, si può farlo. Se c'è il cazzo dentro la perché. Cioè, c'è mica su Brothers. Scusa. Ma io voglio la sigla. Se non scendeva mi veniva a cercare con due ore. Te la faccio via addosso. Io resistevo, però. Tra l'altro è inerente. Viva la Marisa e la sua partita! Siamo quasi, Triptamin con Driver, ovviamente anche qui tra una canzone e l'altra si è elevato il livello, perché se prima parlavamo di pizza stiamo cercando di capire se c'è un rider che può arrivare con il pisello dentro la pizza. Giustamente Albertino dice sei mica su Brazzer, vabbè, siamo su Civico 15, possiamo fare Civico Brazzer una volta? Vai così, vai. Bene, visto che parlavamo di gruppi piacentini e il 99% dei gruppi, a parte Gianni Drudi ovviamente, sono sempre gruppi piacentini, stiamo cercando di portare la piacentinità del mondo. Esatto. Giustamente. Se devi far partire, puoi farlo partire, non c'è problema. Vai. No, perché in questo momento anche come ospiti stasera per una puntata così speciale abbiamo scelto di avere gli autori, possiamo dire autori? Gli autori, chiaro. I presidentissimi, esatto. Possiamo chiamare. Di Piacenza Meme, su un applauso, ragazzi. A Gabriele Nicola, dai. Esatto, Gabriele Nicola, però attenzione un attimo, prima facciamo partire un contenuto che è la Social Media Market, ci ha fatto per noi e per voi questo bellissimo spot. Che è un corso, di un corso della Social Media Market, il corso Piacentino versus Italiano, con la mitica voce di Matilde Amato. Benvenuti al corso di Piacentino versus Italiano. Senti che livello. Grazie a questo audiocorso potrete finalmente comprendere le innumerevoli sfaccettature dello slang piacentino. Utilizzeremo frasi colloquiali per agevolarvi il compito. Primo esempio. Due conoscenti si incontrano all'Avila il sabato sera. Figa tuttone, anche tu sei venuto qua all'Avila per far scorrere la pelle? Amico mio, anche tu qui stasera per trovare partner interessanti? Secondo esempio. Due conoscenti si incontrano al Caffè Blanco durante l'aperitivo post partita di calcio. Figa bomberissimo, l'hai messa di rovega sotto il 7. Hai fatto un gol meraviglioso in rovesciata, mandando la palla all'incrocio dei pali. Sento già l'odore dei negroni, guarda. Terzo esempio. Due conoscenti si incontrano in Piazza Cavalli, ma entrambi non ricordano il nome di battesimo del loro interlocutore. Ingegnere! Maestro! Architetto! Dottore! Professore! Buongiorno, ragioniere! Tellà, le arriva anche che... E con questo salutiamo Gabriele Nicola di Piacenza. Grazie. Attenzione.
sei per dai, ci vuole la sigla, dai. Ma mi ha pagato i diritti? Ma no, ah, chi no. Se ne frega. Va bene, va bene. Tanto paga la Clo, quindi cosa me ne frega a me, scusa. La sentiamo tutta, vai. Sì, vai, vai. Sì. Beh ragazzi, diteci intanto, pronuncia com'era? Andava bene? Ottimo. Perfetto. Voto 10. Benissimo. Come siete voi a pronuncia? Perché io faccio schifo in Piacentino, perché lui Lorenzo me lo dice sempre. Dai, faccio veramente schifo. Ti prego, fammi un esempio. Dai, davvero, di la frase che vuoi, prendine una casa. Ho la piscina in la macchina. Ma no, l'hai fatto bene adesso. Beh, non lo so, però io, è così. Dimmi, ci vediamo. Asvedum. No? Qua c'è un tentennamento. Qua c'è un tentennamento. Dai, dimmene un altro. Per me no. Non lo so. È una bella serata stasera. La miseria. Non lo, è una bella serata in che? No? No. Stasera. No. Stasera, vacca boia. Ma perché ormai sono sui Pirenei, mi sto depiacentinizzando. Comunque, salutiamo. No, ma secondo me che se stavi al montale non è che migliorava la situazione. Esatto, però. Infatti. Però comunque io vengo del PEP, posso dirlo, almeno per quanto... Del PEP. Del PEP si dice così. Io vengo del PEP. No, questo è giusto. Se non sai parlare italiano, se non sai parlare, se non vieni del PEP, non puoi dire. Cioè, uno dice vengo dal PEP, no, allora vai fa fuori. Fa anche dell'ironia. Cioè, adesso che dovrò pagare 38.000 euro di diritti non dati, esatto, per Taldighi in Piacentini, ride. Scusate, ragazzi, chi è che cantava Taldighi in Piacentini? Lo sapete? Gianna Casella. Grande Gianna Casella. Bravissima. Però quella che abbiamo fatto sentire non era Gianna Casella, cioè aveva la voce troppo bassa per essere Gianna Casella. No, ma in realtà lei l'ha rifatta, l'originale Casco Male Anch'io. Ah, ok. Non so se il mio collega... No, vabbè. Siamo benati? No. Non l'accendiamo. Non l'accendiamo. No, va bene, fa lo stesso. No, chiediamo magari di mandarci un messaggio ha creato Taldighi in Piacentini. Allora, vecchio, noi abbiamo qui Piacenza Memes che noi seguiamo e il loro... Seguiamo avidamente il loro canale Instagram è pieno di meme, per quello si chiamano Piacenza Meme, no, si chiama Piacenza Foto, c'erano le foto, si chiamava Piacenza Musica, era Piacenza Musica. Infatti, allora ragazzi, come è nato Piacenza Memes? Perché? Ma 20% cazzeggio, 80% malattia mentale, penso. Bene, ottimo. Infatti avete fatto bene venire qua, infatti. Sì. Noi siamo, siete nel posto giusto, effetti. Allora, perché nasce? Perché era un'esigenza di dire qualcosa, comunque di scherzare un po' su quello che succede a Piacenza. Cosa succede qua? Ah, abbiamo il testo. Gianni Levoni. Gianni Levoni, nel 1942. Bravissima, grazie col cellulare. Gianni Levoni vuol dire qualità, ricordatelo. Assolutamente. Levoni, esatto. Allora, però perché nasce? Cioè, nel senso che, ok, volevate. Da cosa è venuta? Qual è la cosa che va a fare? Aspetta. C'è un caso della Madonna. La birra sta salendo. Aspetta. Scusa un attimo, no, voglio dire, sembrano le mie riunioni di procurement. Allora, aspetta un attimo, ti do una mano. Ti aiuta lui. Aspetta un secondo. Vai. Ce l'abbiamo, scusa, è questo. No. Avanti, il prossimo. Esatto, benissimo, sì. Benissimo. Attenzione, posso far partire anche qui. Civico 15, musica e minchiate. Vai. Allora, ci siamo. La musica è arrivata, le minchiate ce le metto io. Ragazzi, così, perché avete fatto questa pagina? E la chiudo, no? Può perché abbiamo fatto questa pagina? E lo chiedo a te, perché l'abbiamo fatta? No, beh, innanzitutto per l'amore del territorio. Perché io e lui siamo veramente molto, molto attaccati al territorio, alla città, alla nostra cultura. E quindi cerchiamo un po' di risvegliare nei piacentini, appunto la piacentinità che in questi anni purtroppo è andata un po' persa. Esatto. E poi altre città avevano la loro pagina, Piacenza non ce l'aveva, allora creiamolo anche noi a questo punto. Altri soldi che andranno, ragazzi, un applauso a Piacenza e anche un applauso ai meme. Però volevo dirvi una roba, è nata anche per l'amore delle città intorno a noi, cioè dico, Cremona, Parma sicuramente. Sì Cremona, ho visto delle foto, guardo e chiedo, qualcuno indossava maglie di squadre di calcio limitrofe? Io non dico nulla. No, a parte la rissa,
È stato il giorno più difficile della mia vita. Perché? Perché? Vabbè, sono reduce da un potente addio al celibato in quel di Malta, dove ovviamente i miei carissimi amici mi hanno costretto a fare alcune penitenze. Pronti via, la prima è stata maglia grigio-rossa in bella vista. Aia. Ed è stata la più difficile di tutte, veramente. In teoria, in retroscena, che io avrei dovuto anche fare una foto baciando quella maglia e metterla sul social, io mi sono veramente rifiutato. Grandissimo! Bravo, grandissimo. Bravo, devo dire che è stato tentato, ma non ha ceduto. Bravo, bravo. Un altro applauso, ragazzi. Un altro applauso. Bravo. Allora, io qua vedo una cosa che mi è piaciuta, perché a me piace molto le traduzioni delle parole, in inglese turtle, in spagnolo tortuga, in italiano tartaruga e in piacentino bissa scudlera. Io non lo sapevo, è bello, perché bissa scudlera? Perché c'è la scodella. La biscia con la scodella. C'è una biscia con la scodella. E qua la piacentività. E qua la piacentività. A Cremona non l'avrebbero mai chiamata così. A Parma ci avrebbero rubato il nome, esatto, perché purtroppo è la loro tradizione. Lo probabilmente fanno. Dopo questa puntata è la cosa che faranno, comunque. Esatto. Ma, salutiamo gli amici di Parma, grazie. Esatto. Ciao, Nado, Parma. Figa Nado. Vi vogliamo bene. Allora, una cosa che volevo chiedervi, raccontateci un aneddoto così vostro sulla pagina, cioè qualsiasi cosa che vi è successa gestendo questa pagina. Parti tu. Ma noi, allora, una delle robe più assurde è stata assolutamente la sfida che avevamo fatto dei paesi. Abbiamo organizzato questa sfida su Facebook dove la gente votava il suo paese. Sì. Pronti via, proprio sarà stato un 6 mesi che avevamo la pagina, proprio come sputtanarla subito, perché sì, c'è stato un livello di violenza in quella gara che ci ha lasciato veramente... Ancora adesso ci sono faide scoppiate fra paesi che prima si amavano, sì, proprio sì, per quella gara. Gente che non si parla più, eccetera. Ma c'è in programma di rifarla, perché ho sentito che Gropparello sta chiamando Van Damme e Montale c'ha Tyson. Mi piace che citi proprio Gropparello, perché è stato uno dei paesi più decisi. Ma immagino. Lì si allenano al mattino, flessioni, birra e schiaffi. D'altro da Gropparello. Secondo aneddoto, noi questo Natale abbiamo fatto ancora i mercatini. Sì? Di Natale che avevamo fatto nel 2020-21. Sì. E io c'ho ancora, io non riesco ancora a dormire la notte, perché a volte mi sveglio tutto sudato, ma non sono cose belle, perché comunque avevamo la mancanza cronica delle borsine di plastica per metterci dentro i nostri gadget, merchandising. Ogni volta che veniva qualcuno e mi dà la borsina, ho detto: signora purtroppo non ce l'abbiamo, ci manca. Insomma, ogni volta che ci chiedevano questa domanda, palpitazione, sudorazione, sgommate nelle mutande, polluzioni notturne, certo, esatto, sì, anche tu, sì, sicuramente io. Ci sono state anche due casi imbarazzanti, quando una signora, avendo io lo devo dire così, sì, il salame in mano. Okay. A salame quale, scusa? Quello con la goccia. Ah, ok. Bello. Grandissimo. Scusa, ce l'ha. Conto? Eccolo lì, il conto, vai. La signora mi ha detto, appunto: signora, mi dispiace, non abbiamo più borsine. Ah, me lo dia in mano. No. Invece un altro signore che aveva aspetta, non farla cadere così. Tu cosa hai fatto poi a quel momento lì? Io l'ho dato in mano. E si è sentita questa cosa. E poi l'ho detto, esatto, anche: signore, vede come è duro. L'ho detto proprio. Bene, bello stagionato. Bello stagionato. Sì. E un altro signore aveva preso degli stronghini, e anche lì borsine ovviamente zero, e io stesso ho detto: signore, se lo mette nei pantaloni. Benissimo. Bellissimo. E, bello. Lì, e quindi andava in giro col salame nei pantaloni. E infatti ci aveva un po' brazzotto anche lì. Mi fa piacere questa liaison di Civico Cult col mondo del porno, con Brazzer. Brazzer, guarda, bellissimo. E film anni 70 con Giovannona, Coscia Lunga. Antonello. Rubo il microfono e mi infilo a gamba tesa. Grande! Finezze. Io volevo scrivervi a inizio dell'anno, perché sono diventato piacentino veramente. Io il 27 gennaio mi sono capottato in grande macchina. Ma grande. In tangenziale? No, tornando a casa. Così? È Albarola, così. Ma Albarola lo fa, cioè è proprio Albarola tipico, sì, più di altri posti. Sì, esplicita. Abbiamo c'è una domanda. Anche il Barolo. Aspetta, dategli il microfono un attimo. Albertino.
Allora, chi ha vinto il contest tra i vari comuni? Cioè, allora, il vincitore chi è stato? Quell'edizione si è fermata in semifinale perché sì, Grupparello era arrivato a un livello di profili fake che neanche in Cina per sfuggire alla dittatura. La seconda edizione l'ha vinta ovviamente Bobbio, perché rimane sempre... Meglio Ponte dell'Olio. Esatto. Ma scusate, ma vogliamo dirlo quanto se la tira Bobbio? No, io Non me ne frega niente, se la tira e basta. Cos'è il borgo più bello d'Italia? Allora buttami via Perino. È brutto Perino? C'è anche lo sceriffo. Adesso Albarola. Albarola, dimmi che è brutto. È un po' più decadente. Vabbè, allora, adesso è bella Bobbio. Va bene, dai. Una cosa volevo chiedervi. Avete gadget in vendita? Dove possiamo trovare i vostri gadget? Allora, adesso saremo alla festa dei Lions, ad esempio. Ah, bene! Io me la perdo, però... Per un pelo. Abbiamo, magliette, Telimare, che l'anno scorso hanno avuto un buon successo, modellini di Palazzo Gotico fatti da nostro amico, veramente al top. E cos'altro? Poi porta bicchieri carini con i meno. Esatto. Bello, bellissimo! Cinesate, No, roba di qualità. Sì, roba di un certo tipo. Ragazzi, tutto made in pianello qua, esatto. Non buttiamola via. Però abbiamo in mente anche altri gadget in futuro. Per esempio? Sì. Per esempio... Spoglieriamo un gadget. Lo vedo in difficoltà. Vibratori? Quello... dobbiamo passare, visto il tema. Dobbiamo passare il mercato prima. Esatto. Più che gadget, abbiamo in mente un grosso progetto per ottobre. Inizio ottobre. Si può dire? Sta creando live. Lascio la suspense. Non possiamo. È meglio. Non possiamo dire. Piccolo indizio. Cioè, è un qualcosa che fa riunire le persone. Marijuana? Cioè, io stavo dicendo anche il tuxedo, però va bene. Allora adesso chiamate il tuxedo e dite di darci 10 euro e di fare un'orgia al tuxedo. Un applauso al tuxedo, ma un applauso anche alle orge. Esatto. Avete ordinato la pizza intanto? Tra poco? Figa, ormai si chiudono tutti. Ormai cioè, non c'è, i forni chiudono qua, ragazzi. Ordiniamo le pizze. Ci rimane la pizzeria del sole poi. Allora, intanto io direi ringraziamo i ragazzi di Piacenza Memes, Gabriele Nicola, che dobbiamo dire anche una cosa. Noi con questo corso di Piacentino volevamo fare appunto una collaborazione. E non potete dire di no. Perché siete qua e siete costretti di fare un nuovo spot del corso di Piacentino versus Italiano. Tra l'altro abbiamo una voce della Madonna perché Matilde Amato è una speaker di Radio Monte Carlo, quindi voglio dire, non potete dire di no. Faremo una collaborazione del nuovo corso di Piacentino versus Italiano, perché chiaramente voi ne avrete di frasi da tradurre in italiano un sacco, giusto? Beh, volentieri. Benissimo, allora ci stringiamo ufficialmente la mano. Foto ragazzi. Foto il momento, il contratto. Foto, allora la PIN ci fa la foto. Ci fa la foto ufficiale, ragazzi. Gli accosciati. Dove si guarda? Lì, guarda, con la Clo, anche qua, guarda lì, dritti. Bellissimo, bella, mi è piaciuta. Grazie, allora, ringraziamo anche la Paola che è la fotografa ufficiale di Civico. Ma non ha fatto la foto lei, appunto. Però ha detto che bella foto. Ci siamo. Mi sono girato, c'era la Clo. Che cazzo vuoi? Che cosa, scusa? Il frutto preferito in dialetto dei piacenzomemi. Al Magister. Grandissimo! Dai, allora. E qua da Corte Maggiore si ribellano. Benissimo! Ragazzi, abbiamo un blugrana che sta spingendo con Stoner. Arriva, lanciamo. E loro, tra l'altro, non vengono da Corte Maggiore. Hanno scritto viva la Valtreggia di Paterino. Paterino, ho avuto cazzo. No, non dico che c'è la nostra foto, la nostra super foto dove tagliare. Chi se frega, viva Valtreggia. Lui è il corno. Ma io non ho detto Salamino. Al castello di Gruppalello, capisci perché Gruppalello è gente matta? Ci lavorava anche. Io vado su
risposta lei. Non vuoi della birra? Ah, beh, sì. Ti voglio bene, però. Già tua. Grazie. Gorgo e salsiccia, ma bianca? No. Adesso poi iniziamo a prendere un po' di calda. Rossa. Devo tornare via sul mare. Guarda, fresco. Ma sì, ma fai no, no, stiamo facendo. Perché chiamiamo Erasmo? Quindi salamino sono... piccante. Busco pan. Busco. Salamino, due salamini quindi. Lorenzo, che pizza vuoi? Ragazzi, no, fantastico, grazie. Margherita? No, qualsiasi cazzata. Non l'hai già letto, scusami. No, no, no. Una margherita, vero? Sì, Luca l'ha detto, no, ciao Instagram. 9, 1, 2. Sì, cos'è già andato nella casa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, Manuello e lei. Ok, 9. Io sono curioso di andare. Scusate, quante margherite? Io, quante marghe? 1, 2, 3, perfetto. Montanara, cotto e 2 col salamino, gorgo e salsiccia per Manuello, zucchine e peperoni per tutti. Vado giù e chiamo allora. Sì, grazie. Vuoi che venga? Anch'io? Va bene. Io vado a fare solo le pubblicità. No, ti andrei Lorenzon. Ha fatto un video. Il mio collegato, ovviamente. Ha fatto la fine. Ha citato Bobbio. Ah no. Cioè, se continuo a scrivere in divertimento, a livello di cartoni, noi lo conosciamo come nostro amico, purtroppo adesso è un po' in difficoltà, poi non ha tempo, però c'è un sacco di follower, se si sente su Facebook, è il cartone animato che è Lorenzo Bobbio. È un ragazzo bravissimo. Adesso purtroppo sarà già un po' di mesi. Cioè, qua è autotto. Piacentissimo, assolutamente, fa tutto da solo lui, tra l'altro, è veramente bravissimo. No, sul mio sogno, ho detto, e vorrei fare un format come fa lui. Non so perché, ma non ti altri sempre. Io ho detto... Allora, salteremo per la ricotta. Saltiamo? Sì, salteremo perché... Perché? Siamo lunghi. Non riesci a saltare qualcos'altro? No, uguale. Salto al rosto, salto al rosto. Ci sta benissimo, facciamo un ramate. Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Che segue? Non lo so. Pascal, il posto, vai. Lo segue Diana del Buffo. Diana, sì, sì, ci parla. Ciao ragazzi, come stai? Sono Pascal, il vostro fan della Germania. Domani ho un track day al Salzburgring e una cosa è certa. Ascelterò la vostra puntata della mia auto. Civico. Civico 15. Mentre corre lui. Civido. 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 15, vai. Civido. Fuck. Fuck, ha detto anche fuck. Ringraziamo Pascal, intanto che mi cresce anche il WhatsApp. Mi ha fatto crescere anche il WhatsApp. Beh, però siamo riusciti ad arrivare fino alla fine. Pensa, Civico Calte Internazionale da Perino a... Dov'era? Nürburgring, a Salzburg. Ok, perfetto. Quindi Germania, grande Pascal. Vabbè. Austria? E io pensavo Germania. Che cazzo, parlava in tedesco, va bene uguale, dai. Tanto uguale. Beh, beh, anche noi, dai, Italia e San Marino parliamo tutti in italiano. Avanti, avanti il prossimo. Anzi, ti faccio anche questa. Grazie. Benissimo, bene, bene, perfetto. Allora, rimaniamo un attimo sull'attualità, perché c'è Ravattone. Il Ravattone sta finendo il campionato di ciabattate. Esatto, siamo arrivati alle finali, dobbiamo collegarci con lui, dai. Bene, grazie Lorenzo, grazie Valentino, grazie. Chiaramente la tensione è palpabile, sì, perché siamo, immagino, ormai in procinto di assistere alla finale tra la signora Bolgum, portacolori della nazionale italiana e del PEP, e la temibile olandese Van der Crocs. Si stanno avvicinando, si stringono la mano con questo segnale di pace che poco convince. L'arbitro in questo momento sta dando il via, si stanno preparando, la prima ad iniziare sarà l'atleta olandese. Vediamo che in questo momento la signora Bolgum si sta avvicinando, sta dicendo qualcosa all'arbitro, però l'arbitro sembra non reagire in questo momento. Aria di... l'atleta olandese ormai è pronta ai blocchi di ghiaccio di partenza. Temibilissime, ormai le olandesi si sa che fin da piccole si preparano per questo tipo di lancio e per questo tipo di competizioni. Ancora la signora Bolgum sta segnalando qualcosa all'arbitro,
vediamo che c'è un giudice di linea che sta segnalando anche lui all'arbitro che non parte più, l'atleta olandese ha deciso di mettere della carta vetrata sotto i piedi, quindi non ha, non ha accettato la sfida regolarmente di farsi crescere la coppa sotto i piedi, portando tra l'altro anche il colore della piacentinità nel mondo, ma ha deciso di barare in questo momento. L'arbitro sembra non prendere prende decisioni al momento, incredibile, giudice di linea però l'ha notato. Ecco, si sta avvicinando però la signora Borgum, ha appena preso lo zoccolo dalle mani dell'atleta olandese, gliel'ha fracassato sul cranio. Sangue ovunque, signori, tra l'altro sangue sul ghiaccio non è bello. Ma è perché una scena incredibile, cioè, sempre in tra gallere e gare. Stanno avvicinando e per noi sembra un déjà vu, purtroppo l'abbiamo già visto con la gara delle pettinatrici di bambole. In questo momento l'olandese non può proseguire, ma in questo caso non c'è il fair play, quindi possiamo dire chiaramente che la signora Borgum ha vinto. Così senza neanche gareggiare a spaccare la signora Borgum, quindi signori siamo campioni del mondo, possiamo dirlo, campioni del mondo, grazie alla signora Borgum che ci ha fatto capire ancora una volta che fracassare uno zoccolo dall'angolo vivo sul cranio di un avversario chiaramente aumenta esponenzialmente le possibilità di vittoria. Benissimo, bravissimo. grazie. Allora noi facciamo partire un bel erbassaglia. Beve solo il rum. Oh yeah. Muoio, mi devo soffiare il naso. Segniamo con torno. Cos'è? Voglio salutare Houston. Houston, abbiamo un problema o no? Ah no. Ma ne abbiamo il tanti. Prossimo! Ne abbiamo tanti di problemi. La Cincia Allegra del Perù, io la me la ricordo, perché vivo. Voi facevate le ballerine della Cincia Allegra del Perù. Tra l'altro io volevo dire a Gianni Drudi, anche per chi lavoravate, perché magari si conoscevano, dicevo, abbiamo qui le ballerine di Bagutti. Ma no, Marisa l'antenna Marianna. La Marisa è quella che ci ha mandato il vocale. La Marianna invece che è quella che salutiamo ancora, che magari ci sta ascoltando. Salutiamo la Marisa. Marianna Lanteri e la Marisa Lanterna, non so, qualcosa del genere. Clo, ho una sorpresa per te, perché in occasione di Civico Cult ho molta paura. 15 anni fa noi abbiamo registrato insieme una cosa. Te la faccio partire, neanche te la ricordi. Guarda, te la ricordi. Ehi sì, ragazzi, sì. Benvenuti da DJ Sturacessi e DJ Sissi.
Attenzione, attenzione, sta per partire. Guardate, è venuta un ospite, la ricordi, importante, la facciamo sentire, facci due note. Ne ha fatte quattro. Ne ha fatte otto. Bravissima, bravissima. Sì, sì, bravissima, questa è la miso sorbente dell'anno. Bellissimo. Che gruppo, bravo, sì, 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 che non l'avrebbe mai detto, questo è il sound di DJ Sturacesi, il rumore dello Sturacesi, non so se rende DJ Sturacesi fa è lui, sì, sì, il suo pezzo forte. Facciamo sentire anche i nostri ospiti lì in prima fila seduti, i famosissimi Rottweiler. Sono un po' aggressivi questi ragazzi, sono aggressivi. Signori, allora questa sera, questa puntata che è durata... Sì, ma taglia corto, sai, basta, andiamo via. Ecco, 2 minuti e 10, la nostra puntata è tornata. Ci vediamo il prossimo mese, una puntata al mese di 2 minuti e 10, c'è un gran lavoro dietro. Era DJ Sturacesi con Chichi. Ma ti ricordi? Quanta droga. Sì, quel si piccolo sente. Problema di pronuncia di Chichi. Ma va bene. Esatto, noi registravamo al Pep, sì, ricordiamo sempre, quindi c'erano sempre sotto. E io qui come perché che big per la giornata. Sì, ma adesso dobbiamo fare tutta la puntata, al finale di puntata così. Siamo tutti bravissimi. Allora abbiamo anche siccome Jack Ricotta non si è collegato, poi vediamo se riusciamo a Jack Ricotta c'è del grande affare, secondo me, dilla tu. No, perché ti dico per l'occasione noi Civico Cult, il dopo Civico Cult sarà allo Scacco Matto, cioè che in realtà è chiuso, sì, ma loro l'hanno riaperto senza fare le pulizie ovviamente, mantenendo la moquette come una volta. Con gli stessi odori. Esatto. Gli stessi divanetti. Gli stessi microbi. Bello, c'è anche Renatino, il barman che ci avrà ormai 85 anni, che... che ricicla le fette di limone tra i vari bicchieri. Esatto, sì, sì. E anche le cannucce. Quindi... Salutiamo il Covid. Ciao, esatto, Covid. Esatto. E quindi la social media market invece ci ha mandato un'altra cosa, perché intanto siccome possiamo fare un nome, Amazon. Sì, sì, puoi farlo. Ormai abbiamo detto tutto. Ormai, sì, sì. 100 euro Amazon. Sento, Amazon 100 ci euro. Deve dare qualcosa di più, però vieni dai, qua, perché vieni una qua multina... che c'è l'altro vieni, microfono. Vieni che c'è l'altro microfono. Allora, tieni in mano il microfono. La social media market. Ecco, salutiamo la PIN. Ciao, un applauso alla PIN, dai. Che lei cioè era qua, è venuta qua come però lei è di Piacenza Radio Cult. Di Piacenza, è di Piacenza. Anche di Radio Cult. Allora, come ho chiesto a Gianni Drudi, le prossime date PIN di PC Radio Cult. No, tue di ballo, di danza. Io ho smesso. Come hai smesso? Valentine. Abbiamo già, siamo troppo vecchi per queste stronzate. No, io sono troppo troppo poco in forma. Ah, vabbè, allora dai, allora non ci sono più date, quindi ho chiesto però anche... di PC Radio Cult, sì. Questo eco infinito, lo sentite? Sì, anche perché voi. C'è ritardo. È la birra, forse. No, di PC Radio Cult, no. Il 10 giugno. Ah, okay. Il 16, 17, 10 giugno, in un posto dove non ci sarò, a Pianello, per ora Pro Comics. Ok, e cosa farete? Ci saranno la Clo e la Nina, ok, che io non conosci, un'entità diciamo così, che intervisteranno vari fumettisti, personaggi e archeologi. Ok, manga. No, manga, no, c'è. Mango Bugazzo, manga Bugazzo, è proprio sì, così. Il prossimo. Ti sei immongolito. Sì, no, volevo far partire anche signori, questo. Signori,
Capolavoro! Esatto, togliete la birra alla colonna. Ragazzi, tra l'altro io ho un po' la voce di Pannofino sì. stasera, sì. che non ce l'ho. Esatto. Esatto. Genio. Quindi allora invece poi 16-17 giugno sul Faxal insieme agli educatori di strada, già il secondo anno insieme a loro per il progetto Ughe, che si fa, hanno delle interviste a dei giovani o degli educatori che combattono la dispersione scolastica. Ok, perfetto, quindi vi vedremo anche sul Faxal. Il mercatino europeo c'è ancora sul Faxal? Sì, sì. Ma vale, io l'anno scorso vivevo in Norvegia. Ah, che ne allora, so? Beh, ci siamo persi. Facevo siamo... le puntate dalla Norvegia. Esatto. L'anno scorso. Ah, benissimo, io le faccio dai Pirenei. Giusto quindi, così, giusto così. È giusto così. Io le faccio scusa. Dalla mia mansarda invece. Io le faccio da Barriera Torino. Allora, esatto. Bella cioè, internazionale, Barriera Torino is everywhere. Sì. Allora, abbiamo qui la Social Media Market che ci presenta un bel Social per Prime. Ma che bello! Signore e signorone, la Social Media Market è qui per voi. In esclusiva su Civico 15 le migliori offerte della gamma di prodotti Social per Prime. Da oggi fino a domani in promozione per voi i seguenti prodotti. Che c'è? Vediamo. Ah, ecco. Stanchi del solito relax? Esatto. Da oggi, in edicola, è uscita la nuova collezione di I Porci Comodi. Splendidi suini gonfiabili da mare o da giardino. Comodi e dal design da urlo. Anzi, da grugnito. I Porci Comodi. E con la prima uscita in omaggio, la crema abbronzante a base di lardo di colonnata. Fatti anche tu! I Porci Comodi! Dai che si sta avvicinando il caldo, l'ho lasciato il maialone, esatto, che c'era sotto. Esatto, esatto, esatto. Detto così, però è bello maialone, non me esatto. Aspettavo. Potevo dire gogno, ho detto maialone. Vabbè, il si sta avvicinando. Il gosel, aspetta, il gosel, però scusate, no, il parmigiano. Allora, no, è vero, cioè, ci sono ancora gli amici di... senza meme stanno, dimmi. Siamo ancora. Quindi il gosel non potevo dirlo. No, il gogno. Come si dice? Il gogno, no? In piacentino? Sì, perfetto. Sì. Comunque sono arrivate le birre. È arrivato Albertino con le birre. Grande. Aspetta, io ho una domanda per Alberto. Vai. Oh. Allora, grazie. Il mitico grazie, Albi era uno speaker di PC Radio Cult e aveva una rubrica dedicata che era il meteo dalla finestra. Oh. Quindi Albi, dai, meteo dalla finestra solo stasera per noi. Dai. In diretta dalla mia mansarda, guarda, allora. Sono emozionata. Oh, scusate. In effetti non l'avevo vista. Allora, il meteo dalla finestra ci suggerisce che c'è buio. Beh, bellissimo, bello, bello. Grazie. Bello. Grazie. C'è il meteo dal tetto. Non però dovresti uscire, è pericoloso Albi. Adesso perché c'è buio. Non ha perso lo smalto comunque, non ha perso lo smalto. Albi, ma ti ricordi? Ed ora la rubrica. È un revival, scusatemi. No, vai tranquilla. No, no, scusami, Alberto, lascia. Sentiamo un attimo. Siamo che asciuga la polcia. Le patatine. Sentiamo. Mentre intanto stanno arrivando le pizze per asciugare tutte queste birre che ASMR. Ci siamo bevuti durante. Antonello, domanda veloce. Antonello, scusa, Manuello, perché è un'ora. Antonello, mi piace. È un'ora che tento di dirlo. Allora. Poi, Fenicia, per favore, aspetta, che poi dopo ci devi fare l'outro live, mi raccomando, qualsiasi cosa ti venga in mente. So che la metto in ansia. Insieme, un'ansia terribile. No, non so cos'è l'outro. L'outro è il finale della puntata. Inventatelo, mi raccomando, che... Allora, sento già il battito cardiaco della Fenicia in cuffia, non so perché, ma io sento anche... La sirena dell'ambulanza che verrà a prenderti. Intanto qui è nato, ha svaccato tutto. Manuello, allora, come l'hai sentita questa puntata? Bella, no. Fluida, bella. Bella, l'ho sentita. Lui è, diciamo, uno dei tre ascoltatori di Civico 15. E quindi mi piace. Erano quattro, mia mamma ha smesso. Esatto, ricordiamo che il reel. Posso dire la mia? Dimmi. Da quanto siete diventati meno vergari. Mi diverto meno. Grazie. Porca troia, grazie. Perché Santina invece non ci ascolta più perché siamo volgari. Vacca boia. Ascolta, è sempre stato il mio sogno. Allora, siccome adesso passa la mia band, cioè non è mia. Ma la c'è band un intro nella tua canzone? No, questa è veloce, secondo me. Questa è una cosa veloce. E l'ho suonata, ma non me la ricordo. Allora, tra poco presentiamo gli Tinta con, con Magnolia. Vai! Forse. Io vorrei
È una droga. Sta la presentazione con io. Oh, ragazzi, no. Cioè, a tempo. Sotto la barra. Allora, c'era a Reggio, quando andavo in radio, andavo sempre davanti alla panetteria. Ciao Bruno! A prendere questi biscotti di frolla che uscivano solo ad Halloween. Io mi facevo 2 settimane a entrare, tipo, minchia che buoni biscotti. Pare che alla pesura che finisce le tante si senta una musica e chiedono cosa possa essere. Ovviamente Erasmo ci fa degli omaggi. Come al solito. Che cos'è che abbiamo fatto un'ora e mezza di puntata? Adesso siamo un'ora e facciamo 7. Facciamo una 24 ore di non stop. Sì, proprio adesso. Un'ora e 15, cosa fa Maria? Un'ora e 15. Io se poi al massimo faccio questa la metto dalla finestra con Alba. Siamo quasi in onda. Quando mi tocchi. Estinta con Magnolia, grazie. Vedo che ha il mio stesso problema, io non me lo apro da solo il microfono. Benissimo, siamo quasi sul finale della puntata. Siamo ovviamente quasi tutti sul finale, anche proprio noi. Cioè, sì, siamo fisicamente, finiti. Abbiamo fatto un'ora e 15, perché il civico 15, giustamente siamo un'ora e 15, però non poteva mancare perché il personaggio, diciamo, le radici di questa pianta che è civico 15 è tenuta in piedi dal grandissimo Jack Ricotta, che ovviamente era impegnato perché è il giudice di una gara di maglietta bagnata e quindi chiaramente è impegnato, però ha detto sì, posso partecipare, non sappiamo se riesce a venire in onda, però lui ha detto che farà il possibile. Vediamo un attimo tecnicamente come organizzarci. Sento della musica. Oh, pronto? Grandissimo Jack, grandissimo. Ma ragazzi, sta per finire o no quella puttata di merda lì? Allora, bene, sentivamo già la sua mancanza. Scusi, una,
una cosa, cioè voglio dire, noi siamo qua che vi stiamo aspettando allo scacco matto. Beh, sì, guarda, il tempo di finire la puntata e arriviamo, magari mangia qualcosa. No, ma venite a mangiare qua, che c'è il buffet a mezzanotte, c'è quello che tutti, sì, i vecchi ci fanno, fanno botte per che, sì, noi poi tra l'altro abbiamo detto tutti quelli che venivano. Sì. Oh, qualcosa che avete avanzato nel frigo, portatevela dietro così facciamo anche un po' un buffet un po' più ricco, perché qua, sì, non ci abbiamo tanto. Insomma. Esatto. Allora, ma fammi capire, c'era prima la gara di maglietta bagnata, adesso ballano gli anziani. Sì, ragazzo, cioè, di solito era il contrario. No, perché la maglietta bagnata e poi sul telo sciaponato, sì, poi ci va via di liscio, perché benissimo, non posso farlo, avanti il prossimo in questo momento. No, va bene, lascia stare. Va bene, allora dai. Allora ci va via di liscio, poi dopo ci si ferma per il buffet. Sì. Però ragazzi, io vi ho preparato un festone a tutti i vostri ospiti di Chievico Coenigie. Sì, immagino. Allora, ve lo dico che ci abbiamo degli ospiti d'eccezione. Tipo? Cioè, tipo, vabbè, tu sai che per la festa della donna ti ho portato la creme della creme di Billy, il nano supernatural. Sì, allora, sì, sì, lo ricordo molto bene. Stasera ripetiamo con un grande ospite, perché c'è? Ragazzi, c'è il sorcio dal naso keniano. che ci fa? Così è un po', lui è un bellissimo spettacolo, ragazzi, il sorcio del naso keniano che fa un circo nigeriano con i suoi cosi, con i fuochi fatui, tra l'altro, che c'era Albertino, che sì, è la sua, sì, band, no, la band i fuochi fatui o sono, sì, i cattivi, sì, pescieri? No, no, la perché band. Non ho capito bene se sono cattivi pescieri o fuochi fatui. Fuochi fatui il nome della band. Allora i cattivi pescieri li fate voi con il sorcio del naso chignano. Allora ti mando anche, se volete io te lo mando per pochi soldi, Billy il nano supernatural viene a fare uno spettacolino. Ma questo servirebbe a me. Ah, ok, te lo mando. Noi di PC Radio Cult pretendiamo questo nano. Billy il nano supernatural, sì, te lo faccio arrivare insieme alla Husi, l'anaconda del Caribe. Bene. Di solito là nella sciala VIP ci fa il pianoforte a tre mani. Molto bene, che lei sempre scema. Così che devi vederla quando viene al banco e mi fa ananas! È molto bella, molto bella, sì, così. Con la crisi epilettica devo fare. Così. Allora, mi fa male le guance. Anche a me, Lorenzo. Allora me. Siamo pronti per i cibi, dopo Civico Cult, ragazzi, vi aspettiamo tutti insieme. Senti qua la gente che. Cosa succede qua? Finita la base. Finita la base, va bene, dai. La rifacciamo la moto pompa, ci ristacchiamo. Perché no, aspetta, è il DJ che ha avuto un collasso momentaneo. Billy Nano è arrivato, Billy Nano ha riacceso tutto. Col suo fedele asino. Esatto, il fedele asino, con l'asino show, ragazzi, ha fatto uno spettacolo. Ma ha fatto uno spettacolo. Quindi è partito il tour di Billy, perché prima era il Pep, adesso sta facendo lo scaccomatto, ci gira tutta la provincia. Bene, sì, bene. Tra l'altro vi ha riaperto lo scaccomatto, ragazzi, è rimasto come una volta. Com'è? C'erano due acari al banco che aspettavano di bere ancora. Sì. Ecco. No, perché sì, guarda, sì. E poi c'è ancora Renatino, il barista. Ah, il barman, no, grandissimo. Il barman c'ha 85, sì, anni, ma ancora fa freestyle lui, cioè, è ancora vestito col gilerino. Fa girare delle bottiglie, guarda lui, sì, bellissimo. Ti fa delle cose, che dei cocktail che sembrano benzina pura, però almeno vai fuori con pochi euro. Cioè, insomma, ci spendi poco, perché c'è. Però volevo capire, le fette di limone e le cannucce, sì, cioè, sono sempre nuove? Adesso siamo a norma, giustamente, no? Sì, certo. Ma guarda, ti devo dire che abbiamo trovato qualcuno sotto banco e in mancanza di limone l'abbiamo preso su. E così ti devo dire. Erano un po' secche, devo dire. Che l'abbiamo messa nell'acqua per idratarsi. Sì, era diventato un putturì, praticamente. Le cannucce sono sbiadite un po', sì, però vabbè. Insomma, cioè, abbiamo sempre la gallinari lì dietro, esatto, che ci consiglia. Sì, ecco. Sì. Oh, ragazzi, vi saluto perché devo andare un attimo perché sta iniziando. Va bene, Jack, il sorcio dal naso keniano. Ecco, io volevo lanciare anche fra poco, nelle, sì, prossime puntate vi presenterò anche il nuovo libro che sto scrivendo, il business dei primati, che è un bellissimo è un bellissimo libro, che così di imprenditoria aziendale di bascia lega. C'è anche l'audiolibro letto da lei o lo devo, sì, comprare cartaceo? No, devo fare l'audiolibro, sì, c'ho anche la Ramorino, quella che faceva il
corso di dizione. Ah, beh, allora, che lei me lo sta, c'ha 97 anni, però penso salutiamo che ancora, la Morina, voce, sì, non che so, ha fatto corso di dizione a tutti noi. A tutti noi, certo. Esatto. Jack Ricotta, io l'ho sempre amata. Grazie. Posso dirlo? Grazie, Clover, che ci siamo visti sul palco qualche volta. Non sì, siamo fatto noi. quando c'era capito. Quando c'era Bagotti che ti gridava sì, con quella baffi lì, così Natalie, che lo sai, vuol fare il fascinante. Movo bene. Però dai, ho sempre preferito lei. Grazie, veramente. Allora, vi saluto, caro, vi aspetto dopo per il gran buffet di mezzanotte. Tutti quanti siete invitati. Ma guarda, chiudiamo qua la baracca e arriviamo. Vai, siamo vai, già pronti. Grazie, già Jack. Ciao, Jack. Che bello, però. No, tornare... Lorenzo, sono emozionata. Sì, risentire Jack Ricotta dopo così tanto tempo. Io ero anche felice di non sentirlo, però purtroppo è arrivato. Ma perché tu lo senti più spesso? A me mancava proprio. Sì. Lo sentivi nel cuore. Lo sentivo nel cuore. Sì. Sono ben belli questi microfoni. Adesso te li frego, li porto a casa. Guarda. Non ci provare. Sono belli, veramente. Ne possiamo parlare comunque. No. Oh, noi ci abbiamo in... ai blocchi, non di ghiaccio. Ma sei tornato? Ma dove cazzo è? No, sono andato in bagno. Mi sono perso qualcosa. Ti sei perso Jack Ricotta. Vabbè, ma quello lì me lo perdo sempre, non è un problema. Si perde, cioè, vai tranquillo. Non è tra i blocchi di partenza. Glitch, ti sei glitchato un attimo. Sembravi un Landini. Ti sgomito perché sto guardando in lontananza. Ah no, sto facendo la voce di Jack Ricotta. Sto guardando in lontananza la Fenicia. Si sta nascondendo. Attenta, Fenicia, tocca a te. Sta tentando di mimetizzarsi. No, ma dai, poverino. Sì, perché alle 11.07 è il momento di chiudere la puntata. Allora vieni. Sposta lì. Abbiamo fatto quasi due ore. No, scherzo. Ci siamo, ti faccio vedere. Sì. Eccoci mi qua. Sentite? La originale signorina. Buonasera, ci vivo 15. Un applauso. Ho portato la trombetta, bellissimo, certo. Allora io ti faccio, non ho quella, la canzone barocca, quella che di solito faccio partire alla fine. Mettiamo, ma ho l'intro, quella dell'inizio, quella del fastidio, sì, della radio. Te la faccio partire, sei pronta? Ma neanche un po'. Va, vai, benissimo. Però con, vai, quella voce lì potresti dire qualsiasi cosa. Minchiata, sì. Esatto, dai. Finiamola così la puntata con la Fenicia e l'outro della Fenicia. Vai, vai. Signore e signori, Civico Cult finisce qui e ce ne faremo una ragione. Nel frattempo muschi e licheni sono cosa? Aspetta, sono cresciuti sotto le nostre ascelle. Ah, molto bene. Vi lasciamo con i programmi di Piacenza Radio Cult. Avanti il prossimo. Fantastico. Un'emozione. Effettivamente i muschi e i licheni sono cresciuti non solo sulle nostre ascelle, ma anche nelle mutande, ecco, come dicevo prima. Ma intanto ringraziamo i nostri ospiti, oltre che al nostro pubblico, quindi tutti quelli che sono qui presenti nella mia mansarda. Abbiamo notato che niente è crollato, quindi bene, la mia mansarda è a norma, devo dire. Perfetto. Molto bene, ringraziamo ancora Piacenza Memes che ci ha fatto compagnia. Esatto, ed è ancora qua con il noi. Giro di tutti quelli, allora, che sono qua. Vai, allora, ci piace. Alberto Marvisi. Luca e Paola. Aspetta, non sono i due comici, ma sono Luca e Paola. Luca e Paola che hanno la mansarda a norma, quindi pare più alta. Vabbè, la prossima volta ve ne andate voi. Va bene. Dance Foundation. Yeah. Giusto, Priscilla. Grande. La signorina, buonasera, nonché bella figa. Bravissima. Il nostro super tecnico, grazie di tutto, veramente ha fatto i salti mortali. Dici qualcosa. Ciao amici. Ciao. A lui è sintetico, non ce la fa più, ci odia. L'uscio tutti. È aperto. L'uscio è aperto. Emanuele, applauso. Emanuele. Gabriele Nicola di Piacenza Meme. Dai, uno sciogli lingua e piacentino al volo. Non è uno scioglie lingua, è un no, modo di vabbè, dire. No, vabbè, un qualcosa, così. Trigros gat, trigras grot, non me lo ricordo. È tre gatti grigi e... Trigros gris. Prendi un po' di birra. Era una roba allucinante. Meglio. No, davvero. Non me lo ricordo, ma il soggetto sono i gatti grigi. Chi ha voglia lo può andare a cercare. Ok. Ah, scusa, aspetta, i gatti grigio-rossi, quindi grazie Cremona. Un saluto a Cremona. Martina Pin Vitelli.
Vitelli, ho detto tutto. Vitelli dalla Norvegia, che però è venuto. Non più, non più. Sono tornata alla Baia del Re. Ah, che confino col Peppe. Tanto si è mocciato il microfono della Clo. Su Baia del Re viene tutto. Bene. Quindi bene così. Perfetto. Hai viaggi in vista? Non ne hai più? Estonia. La mia solita Estonia. Esatto. Beh, un applauso. Bravo, Estonia! Presidente di Piacenza Radio Car. Vicepresidente. Io sono la tesoriera. La presidente Laotti. Ok. La presidente Laotti. Ottavia Marenghi. Allora la Ottavia Marenghi che è a casa a fare la mamma. Invece Clo, la vicepresidente. No. Che fa tesoriera. Brava. Tesoriera. La tesoriera. Io penso ai soldi. Ai soldi. Grazie. Sono io, sono Lorenzo. Lorenzo, se non ti veniva Cammi. Puoi chiamarmi anche Cammi. Grazie Lorenzo e grazie Valentino. Grazie. Io devo dire una cosa, è stato veramente bello tornare a Piacenza per fare questa serata. Però adesso torno a casa mia, veramente mi hai rotto le palle. Dai, però ragazzi, scusate, cosa serio, un applauso a Valentino che è dalle 4 di oggi pomeriggio che sta facendo un mazzo incredibile per fare tutta la puntata, scaletta, scelta delle musica, canzoni, tutto. Roba tecnica, tutto. Quindi e bravo, sono comunque bravo, arrivato alla all'ultimo, il secondo ancora a dover fare qualcosa. Tutto regolare, come sempre. Pallina in gola. 23:12, possiamo chiudere qui, civico, anzi... È stata un po' corta come puntata. Sì, devo dire che, guarda, finale così. Ah, quello con la bravo, con tutta la basettina, bravo, dai, bravo. Noi bravo. Ci rivediamo la prossima puntata, che non sappiamo ancora quando è, perché c'è quando ci... È perché devi tornare in Spagna, prima di tutto. E poi dobbiamo fare un'altra riunione, un'altra scaletta. Richiamare Gianni Drudi. Gianni Drudi sarà con noi per tutta la puntata, la prossima puntata, quindi dopo aver ascoltato questa, cioè ascoltate anche l'altra per favore, perché Emanuele, soprattutto tu e gli altri due ascoltatori, cioè non potete perdervi la puntata con Gianni Drudi. Benissimo, grazie a Capascallo. Ciao Marisa. Ciao Marisa, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Buonanotte a tutti, ciao.